prima domenica di fine agosto e il clima è mite, anzi un po' nuvoloso, senza il solito sole amaro a picco. La giornata ideale per un bel giro in pratica. E infatti, insieme ad alcuni amici, abbiamo deciso di raggiungere una meta insolita, il parco eolico di Collarmele, di cui ignoravo totalmente l'esistenza. Una volta raggruppati siamo partiti e io ho fatto da apripista col navigatore satellitare. Stavolta ho usato Waze sin dall'inizio ed è andato tutto liscio. Come sempre l'autostrada è bandita, preferisco godermi le curve e i paesaggi invece di una lunga strada dritta ad alta velocità. Siamo passati dall'asse attrezzato, la circonvallazione che ci ha permesso di superare Pescara e Chieti. Una cosa che non ho mai capito è perché ci sono automobilisti che superano, stando a metà tra la corsia di destra e di sinistra, passando molto vicino ai motocicli, come fa il conducente di questa Fiat Idea che vedete. Il tutto a velocità abbondantemente superiore ai 90 km orari, che è il limite sulla circonvallazione. Lasciamo perdere e torniamo al tragitto, che ho accelerato un po'. Siamo entrati nel territorio di Chieti e presto saremo a Brecciarola. E dopo Brecciarola è la volta di superare anche Manoppello. Fortunatamente il clima è piuttosto gradevole. Proseguiamo lungo la strada provinciale 84. Il prossimo paese che abbiamo incontrato è Turri Valignani, proprio attaccato a Scafa. Ed eccoci arrivare anche a Scafa.
Uscendo da Scafa, continuiamo sulla strada statale 5, che ci porterà a superare diversi paesi, Piano d'Orta, Tocco da Casauria e anche Popoli. Ed eccoci anche a Piano d'Orte. Entriamo nel territorio di Tocco da Casauria e proseguiamo verso Popoli. Questo tratto della strada statale 5 è veramente spettacolare, immerso nel verde con una bellissima vista, insomma, l'ideale da percorrere su due ruote. Finalmente siamo arrivati anche a Popoli. Una volta usciti da Popoli abbiamo proseguito lungo la strada statale 17 per arrivare a Corfinio. Poi abbiamo svoltato sulla strada statale 5, ormai Corfinio era vicinissima.
Eccoci finalmente a Corfinio. Abbiamo approfittato per fermarci in un bar e fare colazione, oltre a sgranchirci un po' le gambe. Siamo in provincia di L'Aquila ora, e Corfinio è un piccolo paese di meno di 1000 abitanti, che si trova proprio nella Valle Peligna. Non poteva mancare, ovviamente, la foto di rito a 360 gradi in piazza. Nel prossimo video continueremo il viaggio verso il parco eolico di Collarmene.